non me la ricordo, però non ci hai lavorato sopra un mese. Scrivo sempre normalmente entro un'ora. Quindi tu hai fatto quel capolavoro lì in un'ora? Sì, voglio dire, ma questo succede sempre, tranne, non lo so, c'è stata qualche canzone che è durata di più, ma sono poche. Senti un'altra cosa, allora voi scrivete 29 settembre Due Battisti, però poi viene incisa dall'Equipe 84, sì, che sono ragazzi di Modena. Perché li hai scelti tu, cioè come interpreti? No, io non ho scelto, nel senso che io ho scritto la canzone e poi abbiamo parlato con Lucio. Lucio non cantava allora, faceva i provini delle sue canzoni. Io ho insistito per farlo cantare, perché la Rai aveva deciso di bocciare la sua voce, nel senso che era un cantante all'indice, di quelli che non si potevano trasmettere, perché secondo alcuni non era un cantante, in realtà lui era un interprete. E quindi le case discografiche, la ricordi, ho dovuto litigare per fargli fare il contratto, ho dovuto minacciare le dimissioni perché non lo volevano. Quindi in quel momento lui non era un cantante, quindi non si è neanche pensato a farla cantare a lui. E gli artisti, i grandi artisti del momento erano l'Equipe, per cui erano, incidevano per la Ricordi, quindi erano della stessa compagnia, erano nostri amici, quindi è stato facile fargli ascoltare la canzone. Sì, ti l'ho chiesto anche altri che sono stati testimoni dell'epoca, non protagonisti come te, ma quando tu con Lucio, poi ovviamente anche con tanti altri artisti, ma adesso stiamo parlando di quella fase lì, facevate insieme queste cose, avevate la consapevolezza che stavate componendo, realizzando dei piccoli gioielli che ancora a distanza di 40 anni sarebbero stati ascoltati, sarebbero stati popolari anche fra chi oggi è alle elementari, alle medie? Cioè, ne avevate la consapevolezza o era tutto un fare frenetico senza... No, avevamo la consapevolezza di fare delle cose che ci piacevano, cioè che ci soddisfacevano, che avevano dentro qualcosa di importante, questo ce l'avevamo, ma certamente non potevamo presumere di avere un successo che sarebbe poi durato tanti anni, questo non si poteva pensare. Però mi ricordo che eravamo molto compiaciuti. Cioè, eravate contenti di contenti, quello che facevamo? Molto contenti, sì. Dedicata a voi. Settembre. Mi sono svegliato e sto pensando a te. Ricordo solo che ieri non eri con me. Il sole ha cancellato tutto, di colpo volo giù dal
letto e corro via, telefono, parlo, rido e tutto, non sai perché t'amo, t'amo e tutto, non sai perché parlo, rido e tutto, non sai perché. Noi tiravamo a essere diversi dagli altri, per cui se gli altri si vestivano bene ci vestivamo male, se gli altri si vestivano male ci vestivamo bene. Abbiamo comprato un Rolls Royce per far vedere che non eravamo solo pidocchiosi come molta gente pensava, poi abbiamo cantato Auschwitz per far capire alla gente che non eravamo degli stupidi. Insomma, abbiamo cercato di lottare, di spalladare grosse gomitate in mezzo alla rissa dei musicisti che c'erano in quel periodo. Gli strumenti musicali dove andavate a comprarli? Ho visto un video dove c'è Victor. Questa è una domanda da è una, no, quella chitarra addirittura non era Victor che l'aveva, ma in quel momento non l'avevo io, l'avevo un'altra. E quella chitarra lì, sono passato per strada e c'era un barbone che suonava, era mia, e gli ho detto la vendi? E lui mi fa no. Dico avrà un prezzo? Lui mi fa se mi dai, adesso non mi ricordo quanto, te la do. Gli ho dati e mi ha dato la chitarra. Gli altri strumenti andavate a Bologna, c'è un negozio qui a Modena o a Mantova, si è detto anche. Guarda, questa è una domanda da $1 milione. Io quando ho voluto la Fender sono dovuto andare a Bologna, quando ho voluto un'altra chitarra sono andato un'altra parte, non so. Noi il primo locale che abbiamo fatto, noi abbiamo debuttato alla Grotta Azzurra di Carpi. Ah sì? E quella sera c'era anche il grande numismatico Guidone che cantava prima di noi, o dopo, non lo so. Se sai che è diventato un grande numismatico Guidone, anzi Guidone se mi vedi, se mi senti chiamami che ho bisogno. Guido come si chiama? Paranzano, finisce però, va bene. E abita a Sant'Arcangelo? Non lo so, Guidone non lo so, è sempre in televisione a parlare di monete. Non è alto. Ah non è alto? No, no. Guidone. E abbiamo debuttato alla Grotta Azzurra di Carpi dopo la cantina di Alfio dove provavamo con una stufetta in cui mettevamo della legna rubata nella legnaia di fronte per star caldi d'inverno, abbiamo debuttato proprio la Grotta Azzurra. Che memoria, che memoria. Sì, ascoltavate di notte per noi ascoltavamo o noi o il nostro cosiddetto direttore artistico Pier Farri passava le nottate con un gelosino tremendo con i quattro bottoncini a registrare Radio Luxembourg e Radio Carolina. Quando Lucio mi fece sentire il 29 settembre mi raccontò che si svolgeva in due giorni e lui diceva solo 29 settembre, poi cantava, smetteva di cantare, diceva 30 settembre, andava avanti. Gli ho detto sarebbe bello mettere una specie di giornale radio, anzi no, il giornale radio. E io non solo volevo il giornale radio, ma volevo Palladini, che era quello famoso con le orecchie a sventola che faceva il telegiornale dell'epoca.
Però dopo ho sentito dire da Colombini che se l'ha inventato lui, da altri che se lo sono inventati loro, per cui non so più se è mia. Pier Fari ha inventato l'Equipe, nel senso che da un'idea di Pier è nata l'Equipe 84. Poi Pier era un uomo con un grande gusto, era stonato come una campana, non musicista assolutamente, ma ho conosciuto dopo di lui altri uomini come lui che però riuscivano a capire quando un pezzo funzionava o no. Quindi io facevo il pezzo, dicevo questo è bellissimo, questo non mi piace, questo è bellissimo, e si andava avanti così. Poi sceglieva i vestiti, lui creava un po' di idee, cioè era un grande Pier Fari, fino a un punto dove la sua voglia di, insomma, di essere il factotum nostro, mi disse una frase che io non amai e lui disse: questa persona io risposi questa persona, per vedere. Poi io credevo scherzasse, invece è andato via davvero. E Dodo Veroli? Dodo Veroli l'ho visto, sta bene, io gli ho detto ciao Dodo, lui mi ha raccontato una barzelletta e è andato via.